Amici di Cellulare Magazine, bentornati ancora a Londra, ancora Unpacked 2019 con Samsung Galaxy S10 e questa volta. Guardate un po' che S10 ho per le mani, un colore meraviglioso, guardate, giallo. Questa colorazione, tra l'altro, è prerogativa solo di questo modello E. Giallo canarino tendente un po' a un verde acido, ma davvero davvero piacevole. Qui cosa abbiamo? Abbiamo un telefono leggerissimo, questo lo si nota proprio prendendo in mano il dispositivo. Leggero, maneggevole, cornici piccolissime, display Infinity da 5,8 pollici, quindi questo è il piccolino della gamma, anche come prezzo, perché costerà 779 euro, ma non ha, ha poco in meno. Allora, ha due fotocamere invece che tre, perché se poi voi potete vedere qui, abbiamo una doppia fotocamera con un'apertura wide e una ultra wide, quindi si va dai 77 ai 123 gradi di visione. Abbiamo il display, il fingerprint, quindi il lettore delle impronte digitali nascosto sotto il tasto di accensione, non annegato, annegato nel display, e abbiamo un diciamo equipaggiamento di memoria RAM e ROM che conta 6 giga di ROM e 128 giga di RAM, quindi in questo caso anche qui il più piccolino della serie, ma con una dotazione assolutamente interessante. Processore Exynos, insomma tutte le caratteristiche tecniche che poi sono condivise da tutta la gamma, e abbiamo detto un prezzo un pochino più contenuto. Anche lui è disponibile in preordine e anche lui potrà essere acquistato nei negozi a partire dal 8 marzo. Quindi S10e lo proveremo prestissimo, perché questo rischia davvero di essere l'elemento della gamma che farà veramente le vendite e farà, come si dice in gergo, tanti pezzi, sia per il prezzo, sia per l'impugnabilità, sia per la sensazione che dà, sia anche per tutta la tecnologia che ha al suo interno. Adesso andiamo a vedere invece il terzo elemento della banda S10. S10 senz'altro, solo S10. A presto.